Sono passato dalle piramidi alle Alpi. È stato questo l'esordio in stile manzoniano del neoprefetto di Alessandria Francesco Zito, che si è presentato agli organi di informazione illustrando quello che sarà il suo operato in una provincia che sta conoscendo a partire dagli incontri con i vertici delle forze dell'ordine e dei primi cittadini. Sposato con un figlio, ha una lunga esperienza in campo amministrativo ed è al suo secondo mandato da prefetto, il cui incarico è iniziato a Vibo Valentia, da dove proviene. Zito ha affrontato quelle che saranno le premiazioni in merito a sicurezza e lavoro, soffermando il suo accento alle pubbliche amministrazioni, sulle quali occorre investire sia da un punto di vista organico che di cambio generazionale. Signor Prefetto, appena arrivato ad Alessandria, sta iniziando a conoscere il territorio. Che idea si è fatto lei, che come ha detto in conferenza stampa è passato dalle piramidi alle Alpi? È un piacere per me essere in questo territorio e cercherò di conoscerlo in maniera approfondita, soprattutto grazie all'aiuto dei dirigenti della prefettura e possibilmente con l'aiuto anche di tutti gli enti locali, dei sindaci in primis, del presidente della provincia che ho conosciuto ieri. Lei ha parlato di sinergia, molto importante che tutte le forze di coordinamento lavorino insieme. Ieri ha incontrato anche i comandanti di Guardia di Finanza, il questore e anche il comandante provinciale dell'Arma dei Carabinieri. Quali sono stati i punti più nevralgici che sono stati illustrati? Sinergia è la parolina magica, diciamo quella, il modo per cercare di risolvere i problemi, lavorare insieme per progettare soluzioni e poi per realizzarle. Il primo approccio con i rappresentanti delle forze dell'ordine è stato ottimale, devo dire che ho ammirato il coordinamento e la sinergia che c'è tra di loro per raggiungere gli obiettivi, in questo caso raggiungere un grado elevato come c'è già sul territorio in materia di ordine e sicurezza pubblica. C'è una situazione molto delicata a livello lavorativo, ci sono tante aziende che sono in sofferenza, sicuramente lei incontrerà i vari rappresentanti, organizzerà anche dei tavoli per essere vicino. Lei ha detto che la prefettura ha comunque le porte aperte nei confronti dei problemi della provincia. Certo, la prefettura cerca di essere un punto di incontro e di mediazione. È chiaro che la pandemia, questo periodo lungo di pandemia, ha portato a gravi conseguenze economiche per i singoli e per le società. E si tratta adesso di ritrovare un po' di fiducia e cercare di trovare insieme le soluzioni per recuperare sul mercato del lavoro e recuperare quindi una tranquillità sociale che è fondamentale per questa provincia.